Se devo scegliere un errore che tutti o comunque tanti eseguono nel fare il crunch, questo esercizio, diciamo, utilizzato da tantissimi per allenare l'addominale, è senza ombra di dubbio la posizione della testa. Vedo tantissimi soggetti che fanno il crunch, che quando eseguono questo esercizio fanno questo, e ditemi se non è vero. Oppure altri eseguono così, staccano le spalle in maniera corretta, ma comunque enfatizzano sempre il movimento del capo. Così. È normale che così, ovvio che lavora anche un po' l'addome, però quello che succede è che al termine della serie, al termine dell'esercizio, avvertirete tantissimo fastidio su questa zona dei trapezi, nella zona cervicale, perché effettivamente andate a stressare molto questa zona. Allora, quando fate il crunch è importantissimo cercare di mantenere l'atteggiamento del capo in una posizione neutrale. È importante far sì che la distanza tra il mento e il petto durante l'esecuzione del crunch non varia. Adesso mi spiego e vi faccio vedere anche la tecnica corretta. Quindi, importante a mio avviso, anche se devo darvi qualche consiglio tecnico, magari non incrociare le mani e metterle dietro la nuca e non fare questo anche con i gomiti, no? Importante non tirare con le mani. Può essere buona cosa, magari appoggiare le dita a lato della nuca e spingere all'interno in modo tale da bloccare la testa nella posizione corretta. Il movimento corretto poi è questo. Io stacco le spalle mantenendo sempre il tratto lombare a contatto con il pavimento, sollevo le spalle, vado ad accorciare il mio retto dell'addome e poi ritorno. Ma come notate, la testa rimane in appoggiamento neutrale. Mi abbasso, quando mi abbasso, mi allungo, vado a sfiorare il pavimento, ma non perdo la tensione muscolare. Da questa posizione fletto, contraggo il retto dell'addome, butto fuori l'aria e poi di qua torno indietro e faccio l'esercizio così. Come notate, la distanza tra mento e petto durante l'esercizio non varia, no? L'addominale, come abbiamo già visto, attacca sul pube, sulle cosce, sullo sterno, quindi è come il nostro elastico. Noi per accorciarlo dobbiamo avvicinare le coste, lo sterno, al pube, in questo modo il nostro elastico si contrae e ci permette la contrazione ottimale del retto. Possiamo anche enfatizzare ancora di più questo atteggiamento di flessione, cercando di contrarre meglio il trasverso, ossia quando facciamo l'esercizio possiamo portare all'interno l'ombelico, svuotando la gabbia toracica, quindi portiamo all'interno, quindi portiamo all'interno come se dovessimo tirare l'ombelico verso il pavimento, schiacciamo quindi in questa posizione e di qua facciamo il nostro movimento. In questo modo ci sarà una contrazione maggiore, diciamo di intensità superiore. Questo può essere un consiglio aggiuntivo, se no altrimenti eseguite un crunch in maniera classica che va benissimo. Il crunch è un ottimo esercizio, io lo considero un esercizio iniziale per chi ha le prime armi, per chi magari ha avuto anche dei fastidi alla bassa schiena. Poi man mano che diventerete più bravi andrete a fare varianti più difficili del crunch, ma anche esercizi più impegnativi, ovviamente sempre seguendo quello che sta succedendo a voi e ai vostri miglioramenti. Spero di avervi dato un piccolo consiglio anche oggi e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!